Buongiorno. Sono appena uscita dalla psicologa e adesso me ne torno a casa. Sono distrutta. Cazzo, non ho preso la carta! Merda! Dovevo prendere la carta per andare al supermercato a prendere il caffè. Fanculo. Che palle! Volevo fare una sorpresa a Luca con il caffè di prima mattina e invece no! E invece sono un'idiota, mi sono dimenticata completamente di prendere la carta. E mentre stavo uscendo me lo sono anche chiesta. Mi sono detta, c'è qualcosa che mi sto dimenticando? Dovrei prendermi la borsa? Ma no, non prendiamo la borsa! Prendiamo solo le chiavi di casa perché tanto torniamo subito! Vabbè, adesso proverò a prenderlo nella cosa sotto casa dicendogli di portare i soldi più tardi. Perché diciamocelo, non volevi fare le scale due volte. Dai, ma non è la roba più bella che avete mai visto, un parco in autunno. Che bello. Un senso di pace. Subito dopo aver visto la psicologa. Yeah! Ho appena finito di fare un po' di meditazione con le carte, in sottofondo avevo questo video ASMR della stanza di Corvo Nero. Perché continuavo a dire nella mia testa Gryffindor? Ma non è. E niente, è stata una bella lettura. Fico! Cioè, è stato molto utile questo. Boh, mezz'oretta di meditazione bella. Se vi interessa sapere che cosa mi è uscito, sono uscite queste tre carte. Allora, qualcuno cerchi di dirmi che questo, cioè, che è una cattiva idea, ok? Quindi questo è il mio computer portatile, questi sono degli sticker. Qualcuno mi dica che è una cattiva idea. Vabbè, ma quando me lo direte ormai l'avrò già fatto. Fuck. È successo. E vabbè. Allora, ho passato qualche ora a leggere le trascrizioni di cultura spagnola, quindi ho ripassato tutte quante le storie di geografia, storia, cultura che devo sapere per domani e mi pare di essere abbastanza pronta, perché comunque da quello... Allora, ripartiamo dall'inizio. Sono riuscita a scoprire che cosa ci sarà nel parziale, nel senso che tipo di parziale sarà, perché finalmente l'hanno messo sul sito che tipo di parziale sarà. Ci saranno 4 domande aperte in cui tipo ci chiederanno di spiegare cose della cultura spagnola o cose che sono avvenute nei primi 20 anni del XIX-XX secolo, quindi di nuovo va bene. E poi ci saranno delle mappe bianche dove noi dobbiamo scrivere i nomi dei fiumi, i nomi delle montagne e cose di questo tipo. Quindi in teoria, tra virgolette, abbastanza semplice, cioè roba effettivamente da memorizzare, basta, cioè non ci sono dei grossi concetti da ampliare, insomma, sono cose base. Quindi mi va benissimo. E ho una buona memoria visiva io, quindi dovrebbe andare tutto bene, incrociamo le dita e va bene. Quindi ho riletto quello che avevo lasciato da rileggere e adesso mi sono messa a impacchettare regali che ho già e a decidere che cosa regalare a chi. Perché dovete sapere che io ho fatto un giro di chiamate stamattina circa, pomeriggio, insomma oggi ho fatto un giro di chiamate e
Sapete tutte quante quelle librerie che vi ho detto che hanno scritto o hanno in vetrina scritto che acquistano libri? Beh, io ho voluto fare delle chiamate di controllo, anche perché stavo facendo la segretaria per Luca, prendendo gli appuntamenti per cose, quindi visto che ero al telefono ne ho approfittato per chiamare anche queste librerie e loro hanno, praticamente tutti mi dicevano, dipende da che cosa porti, cioè, perché comunque siamo pieni di libri. E quindi io ho detto, ma ok, sono prevalentemente contemporanei, sono magari dei thriller, magari dei cose di questo tipo. E loro, no, non li vogliamo perché non riusciamo a venderli. E io, va bene, ok. Quindi credo che una parte di quelli che ho già letto e che so che sono belli, o di alcuni che magari penso che siano belli, li regalerò a parenti o amici. Quelli che invece penso che siano cagate, fondamentalmente, li donerò in biblioteca, così da fare spazio in casa. Aver preso la decisione di chiamare è stata la migliore decisione della mia vita, perché questo significa che non devo scarrozzare libri in giro per Milano. Posso semplicemente fare una cosa selezionata del tipo, ok, questi libri andranno sicuramente in biblioteca, e buttarli in biblioteca. Sarà bellissimo. Per quello, siccome ci vediamo tutti i giorni, ve lo farò vedere. Sicuramente ci andrò uno di questi giorni. Potrei effettivamente farlo direttamente domani. Però non ho voglia di portarmi dietro i libri in università per un parziale. Vediamo come organizzarmi, perché il parziale è alle 14:30, però siccome siamo in tantissimi, hanno chiesto di arrivare massimo alle 14 e ci suddivideranno in base alla lettera del cognome, e vedremo. Quindi magari posso farlo di mattina, ma dipende come mi sveglierò, quindi vi terrò aggiornati. Nel frattempo, visto che ho finito di fare quello che stavo facendo, e credo di aver finito di impacchettare le ultime robe, sì, alla fine sì, non credo di avere altri libri da regalare, perché alla fine, cioè, se non li voglio leggere io, e sono quella che legge di più nel mio gruppo di amici, cosa mi fa pensare che regalare effettivamente libri alla gente li faccia felici? Niente. Quindi, cosa volevo dire? Ah sì, oggi fino a domenica è in corso il round estivo. Ah! È in corso il round invernale di The Book Junkie Trials. E in questo round stiamo andando a recuperare i nostri demon che sono stati catturati. E quindi dobbiamo fare una quest, dobbiamo fare una missione per salvare i nostri demon. Quindi adesso vedo se riesco a far valere, come cavolo si chiama? Ho rotto una penna. Intendevo The Savage Song. Ora devo pulire. Ho appena finito di mettermi in pari con questo telefilm che mi è spuntato fuori nella home di Netflix qualche giorno fa e poi, pum, mi ha proprio preso tantissimo, e si chiama Working Moms. Sono 3 stagioni per ora, è un telefilm canadese e a metà della seconda ho pensato, è così tanto canadese, sarà veramente canadese, e sono andata a cercarlo. Adesso, riguardando indietro, probabilmente hanno detto 1000 volte Toronto, storia del genere, ma mi è entrata da un orecchio e uscita dall'altro. Comunque è bellissimo e sono tipo 20 minuti a episodio, che è veramente bello, visto e considerato che tutti quanti i telefilm che io ho guardato nell'ultimo periodo sono tipo un'ora a puntata, mentre questi sono 20 minuti, sono veloci, bello.
fondamentalmente sono tutti quanti personaggi che sono delle neomamme che devono tornare al lavoro dopo aver fatto il periodo di maternità. Bello, bello. La prima stagione è molto più... Cioè, la prima stagione è molto, come si dice, va molto contro il servizio sanitario per il fatto che devono tornare al lavoro dopo 9 mesi, tipo, massimo un anno. Cioè, che non possono rimanere a casa come noi fino a massimo 2 anni, ma devono tornare subito a casa, tipo, cioè, da lavoro. Devono tornare subito al lavoro e sono costrette a portarsi dietro il coso per pompare il latte al lavoro e devono avere una stanza per pompare. Ci piace il controverso delle cose, però è veramente, veramente figo. Sono tutte quante donne che lavorano e come giostrarsi il lavoro con la famiglia e il modo in cui vengono trattate per. Adawa. Se mi può interessare è questo, Working Moms, 3 stagioni per ora, deve ancora uscire la quarta stagione, uscirà inverno 2020. Io la voglio adesso. Alla fine ho messo queste, giusto per far finta che sia Natale. E ora è arrivato il momento di mettermi in pari con The 100. O The 100. Boh, chissà. Ho appena finito di vedere la quinta stagione, quindi ce n'è una sesta ancora da guardare, ma nell'ultimo pezzo, quando si allontana la telecamera, c'è scritto fine del primo libro. Ci sono 3 libri che io ricordi. Tutto quello che succede in queste 5 stagioni è nel primo libro? Scherzi? O hanno messo dei filler? Io adesso lo voglio sapere, ma non ho voglia di leggere i libri. Dovrei leggere i libri? Dovrei? No? Sì? Boh? Voi li avete letti? Parliamone. Guardate il telefilm? Parliamone anche di quello. Al momento non ne ho voglia di... Oh, forse sì. Mi cerco la sesta stagione e inizio a guardarla. Però finisco qua questo vlog. Ci vediamo domani.